Mazzarri non è proprio nelle condizioni di dire sta cosa, perché io voglio ricordare che il buon Mazzarri, prima di venire a Napoli, stava andando in Egitto per cercare una panchina. E allora, signori, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario detto il Darion e oggi, in questo venerdì, siamo riuniti qui per parlare della conferenza stampa di Mazzarri, una conferenza stampa alla Mazzarri, ecco, la classica sua conferenza stampa. Oggi mi sono preparato facendo bei appunti, ho fatto la bellezza di 2 pagine, ecco perché su certe cose, come sempre, andremo rapidi, perché anche oggi Mazzarri ha ripetuto, su certe cose si è ripetuto sempre le stesse cose, quindi ci andiamo molto veloci. Direi di cominciare subito e innanzitutto, ragazzi, direi di stendere un velo pietoso su quello che ha detto Lombardo, perché prima della conferenza stampa è intervenuto un attimo Lombardo, ha fatto capire che non faranno sempre le conferenze stampa prepartita, perché a detta di Lombardo 110 conferenze stampa all'anno sono troppe. Vorrei sapere quale calcolo ha fatto per arrivare a 110 conferenze stampa, perché se contiamo le partite di campionato pre e post, 38 per 2 fa 76. Le restanti 34 conferenze stampa da dove escono fuori non lo sappiamo. Comunque, ha detto Lombardo, il mercato è finito, sono tutti rientrati. A volte faremo le conferenze stampa per partita, altre no. E già ci fanno sapere che prima di Cagliari non si parlerà. Ecco perché ha detto che parlerà oggi, parlerà prima e dopo Barcellona, perché in Champions League, lo sappiamo, è obbligatorio fare le conferenze stampa, se no vieni multato. Prima del Cagliari non si parlerà, quindi stendiamo un velo pietoso. Cominciamo con le parole di Mazzarri e la prima domanda è ovviamente riferita a Osimhen, se sarà presente nella partita, e poi una domanda su se Mazzarri, diciamo, si è creato questa tabella Champions, questa tabella di marcia per poter arrivare al quarto posto. E Mazzarri ci dice che lui non ha mai fatto tabelle, si devono soltanto vincere più gare possibili. Ne abbiamo 17 a disposizione, 15 di Serie A più 2 per ora di Champions League, anche se, cioè, le due di Champions League non hanno nessun significato, cioè, al fine di arrivare quarto, le due di Champions League non servono a niente. Comunque, più o meno abbiamo tutti a disposizione, tenteremo di arrivare più in alto possibile. Chi ci precede deve venire da noi. Domani saranno presenti 50.000 spettatori, quindi Mazzarri dice, devono venire tutte quante da noi, abbiamo gli scontri diretti in casa, quindi abbiamo l'arma del giocare in casa, anche se più o meno, perché se noi andiamo a vedere la classifica del rendimento in casa, vediamo che il Napoli è dodicesimo in campionato, ha perso ben 4 partite su 12. In queste 4 sconfitte, 3 sono arrivate contro squadre che si trovano più in alto del Napoli, perché ha perso contro l'Inter, contro la Lazio, contro la Fiorentina e poi la partita con l'Empoli. Osimhen dice soltanto che vedremo se portarlo in panchina, quindi quasi sicuramente, ragazzi, Osimhen domani probabilmente non giocherà proprio, magari, che ne so, farà gli ultimi 15 minuti, però si prospetta una partita in panchina. Prossima domanda: nell'emergenza si è schierato con la difesa a 3, domani che Napoli vedremo. Qui Mazzarri fa un po' un preambolo, dice: se voi andate a vedere anche i giovani allenatori, bene o male riescono sempre a cambiare modulo di settimana in settimana. Quindi fa capire che anche gli allenatori giovani, questi allenatori innovatori, cambiano modulo di settimana in settimana. Vedete come comunque, cioè, Mazzarri secondo me la legge in modo sbagliato, perché la legge all'antica, cioè parla sempre di moduli, di schieramenti, non parla mai di calcio posizionale, calcio dove devi occupare gli spazi, parla sempre di moduli. E vedrete anche dopo che fa questo stesso discorso anche con i giocatori singoli. Comunque, ho fatto assimilare 3 moduli, il 3-4-3, il 3-5-2, il 4-3, anche se il 4-3 lo sapevamo già fare. Poi voi riferito al mondo calcistico napoletano, mi avete chiesto un cambio di posizione a Kvara, visto che ogni volta lo marcano in tre, e io l'ho fatto. Come se lui seguisse un po' il volere generale, non è che c'ha una sua idea fissa e la porta avanti. A Milano è mancato solo il gol, quindi qua si ritorna alla partita col Milan. Si è preso un palo e si è fatto questo e quello. Si è fatto questo e quello. Può portare vantaggio fare 3 moduli e cambiare a partita in corso. Domani non vi dico come ci schiereremo. E giustamente, col Milan, a parte errore sul gol, si è fatta un'ottima partita.
di fronte a questa affermazione, direi che possiamo andare avanti. Come si recuperano 7 punti? Una domanda proprio di alto livello e giustamente che deve dire Mazzari. Vincendo le partite sperando che le altre non le vincano. Le altre devono venire da noi, quindi si ritorna a questa cosa che ci abbiamo gli scontri diretti in casa. È possibile fare un risultato eclatante in trasferta? E qui probabilmente si sta riferendo alla partita contro l'Inter, perché degli scontri diretti che abbiamo fuori casa, quelli più importanti sono contro l'Inter e la Fiorentina, quindi si sta riferendo probabilmente a una di quelle due partite. Certo, vincere a San Siro contro l'Inter non mi sembra proprio una cosa facile. Ci sono 45 punti in palio, faremo di tutto per provarci, ma provarci non significa riuscirci. Quindi già qua, quasi a voler dire sì, noi ci proveremo, però non è detto che ci riusciremo. Quasi come se si fosse già arreso, no? Cioè, poteva magari dire faremo di tutto e vedrete che ci riusciremo, no? Invece faremo di tutto, però è anche detto che non ce la faremo. Cioè, non mi è piaciuta onestamente quest'ultima frase. Comunque, in generale, raga, cosa bisogna fare per recuperare 7 punti? Devi fare i filotti. Io vi ricordo ancora una volta, siamo al 16 febbraio, abbiamo giocato la bellezza di 23 partite e non siamo stati capaci di vincerne 3 di fila. E ne mancano 15. Per recuperare 7 punti, sai che devi fare? Devi battere il Genoa, devi battere il Cagliari, devi battere il Sassuolo, devi battere la Juve, devi battere il Torino, devi pareggiare almeno con l'Inter a San Siro, devi battere l'Atalanta, devi battere il Monza, devi battere il Frosinone, devi battere l'Empoli, devi almeno pareggiare con la Roma. Cioè, arrivati a questo punto, ragazzi, su 15 partite, per arrivare in Champions, noi ne dobbiamo vincere, secondo me, almeno 11-12. Non devi più perdere. Su 45 punti a disposizione, per me, ne devi fare almeno 39-40, 38. Perché se tu fai 38 punti, per esempio, no? Noi adesso, a livello di classifica, noi il Napoli al momento ha 35 punti. Se tu fai 38 punti, arrivi a 73. E con 73 punti non è detto che ci arrivi al quarto posto. Magari arrivi quinto e se hai fortuna il quinto posto vale per la Champions. Ma per stare tranquilli ne servirebbero forse almeno 80. Con 80 punti sei tranquillo diciamo per andare in Champions. Per fare 80 punti devi fare 45 punti. Cioè le dovresti vincere tutte quante. Cosa abbastanza impossibile. Quindi per me siamo già fuori tempo massimo. Cioè è impossibile vincerle tutte. Fare 45 punti su 45 è impossibile. Ne dovresti fare almeno 40-39 e potrebbero non bastare. Quindi è una situazione molto 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 complicata, specialmente per una squadra che, ripeto, al 16 febbraio non è stata ancora capace di vincere 3 partite consecutive. E poi in tutto questo tu devi fare 40 punti, ok? In contemporanea Atalanta, Lazio, Bologna, Fiorentina e Roma, 5 squadre, non una, 5. In contemporanea 4 di queste 5 devono crollare, perché tu oggi sei nono. Hai 4-5 squadre davanti a te, quindi tu devi fare un percorso quasi perfetto e in contemporanea almeno 4 squadre davanti a te devono crollare. Mi sembra una situazione abbastanza utopica. Prossima domanda: perché uno che quasi ritorna su Osimhen, perché uno che gioca 7 partite in Coppa d'Africa dovrebbe essere in dubbio per la partita di domani? E qui Mazzarri, secondo me, dà una risposta giusta. Mazzarri fa capire che deve anche tener conto del parere dello spogliatoio, perché che dice Mazzarri? Dice che ci sono anche i compagni che si sono allenati, poi dice che ci sono i viaggi che ti portano via un po' di stanchezza, ok? Però la cosa importante che dice è che devo rispettare chi si allena tutti i giorni. Poi io sono d'accordo, ragazzi, perché mettiamoci per esempio nei panni di Simeone. Perché uno come Simeone dovrebbe farsi da parte per far giocare un Osimhen che tipo torna oggi, fa mezzo allenamento e poi sabato, cioè poi domani gioca titolare? Cioè, per me qua ha detto bene Mazzarri, bisogna rispettare anche il parere dello spogliatoio, perché ci sono giocatori che magari si sono allenati tutta la settimana e stanno facendo di tutto per magari strappare una titolarità. Non puoi oggi dire Osimhen domani gioca titolare quando è arrivato
stamattina, anzi no, ieri sera, ok? Quindi secondo me qua ha risposto bene Mazzarri. Poi domanda successiva sulle critiche post Milan-Napoli, e qui diciamo che secondo me Mazzarri la fa un po' fuori dal vaso, perché dice che capisco che ci sono persone un po' represse nel calcio che non riescono a rientrare. Ora, secondo me Mazzarri non è proprio nelle condizioni di dire sta cosa, perché io voglio ricordare che il buon Mazzarri prima di venire a Napoli stava andando in Egitto per cercare una panchina, ecco, quindi non mi sembra proprio la situazione adatta per dire sta cosa. Comunque dice: non leggo più i giornali, alleno da 23 anni, l'ho visto di tutti i colori. Quindi una risposta abbastanza un po' dove si è un po' stizzito, ecco, mettiamola così. Domanda poi su Traoré, se domani giocherà, e poi in generale che posizione, che ruolo ha secondo Mazzarri Traoré. Mazzarri ci dice che domani Traoré potrebbe giocare, perché ci ha parlato di minutaggio decente, deve valutare se metterlo dal primo minuto oppure a partita in corso. Ci ha fatto sapere che però ha 45-60 minuti massimo, devo recuperarlo perché ci servirà. E qui ci allacciamo a quello che disse De Laurentiis due settimane fa, che Traoré diciamo che dovrebbe essere il potenziale erede di Zielinski e Delmas. Infatti Mazzarri, parlando del ruolo di Traoré, dice che per lui è ottimo da mezzala barra trequartista dietro la punta. Quindi il ruolo di Traoré, mezzala barra trequartista, e a detta sua è, per caratteristiche, è molto simile a Zielinski e Delmas. Diciamo che dal punto di vista fisico secondo me no, perché fisicamente Traoré è il peggiore tra i tre, però la sua idea di Traoré è questa qui. Quindi domani, attenzione, potremmo vederlo durante la partita, e per il mio fantacalcio è un'ottima notizia, perché all'asta di riparazione io ho creduto in Traoré e l'ho preso. Domanda sulla sterilità offensiva, qual è il motivo secondo Mazzarri? E qua ragazzi, una risposta per me insufficiente, perché praticamente ha fatto capire che l'unica spiegazione che si dà per i pochi gol è la mancanza di lucidità, cosa che ha detto anche più volte anche in passato. Cioè, per lui è solo una questione di lucidità, che davanti alla porta non si riesce a centrare bene l'obiettivo. E io non sono d'accordo, cioè in parte sì, però non è soltanto quello il problema, ragazzi. Da quando è arrivato Mazzarri, le statistiche offensive del Napoli stanno crollando. Quando Garcia è stato esonerato, il Napoli era secondo in campionato per XG. Cioè, meglio del Napoli faceva soltanto l'Inter. Soltanto l'Inter creava più presupposti per segnare. Oggi, con Mazzarri, il Napoli è quinto per creazione di occasioni. Cioè, ci hanno scavalcato tre squadre. Quindi, con Mazzarri, le statistiche offensive stanno scendendo, stanno calando anche i tiri in porta, i tiri in generale. Cioè il Napoli con Mazzarri sta attaccando di meno e sta creando di meno. E perché questo? Perché ci sono dei principi di gioco che non funzionano o che sono prettamente difensivi. Perché poi che dice Mazzarri? Dice che l'area non è più piena come prima. E perché non è più piena come prima? Perché evidentemente tu gli stai dando dei compiti che vanno contro sta cosa. Non è solo un problema di lucidità. E che facciamo? Sono due mesi che non siamo lucidi. Cioè, dalla prima partita con l'Atalanta di Mazzarri ci sono stati dei cambiamenti quasi significativi, in negativo, in attacco. In difesa si è migliorato, perché i miglioramenti in difesa ci sono, anche i miglioramenti dal punto di vista fisico ci sono, ma in attacco stiamo peggiorando. Non è soltanto un problema di lucidità, caro mister, ma è anche secondo me un problema proprio di creare i presupposti per farli giocare in modo offensivo, positivamente in modo offensivo. Domanda poi su Meret e Nathan, se ci saranno. Su Nathan secondo me ha fatto capire che non è ancora pronto, perché è rientrato da due settimane, però in allenamento non riesce a capire quanto può durare in partita, quindi può essere che magari vedremo uno spezzone di Nathan nel finale per fargli acquisire i minuti. Su Meret invece ha detto che si è regolarmente allenato dall'inizio della settimana, quindi per me domani sarà il titolare Meret. Perché poi ci ricordiamo, no? Vi ricordate, se non sbaglio era pre-Real Madrid, che Mazzarri disse che la gerarchia era ben definita: Meret il primo e Gollini il secondo. Se sta bene, domani gioca Meret. Domanda poi su un Listrom,
se si può trovare più spazio per l'Istrom. E qui, ragazzi, proprio la domanda, la risposta che ti fa dire Mazzarri è proprio rimasto a un calcio di dinosauri. Secondo Mazzarri, l'Istrom non può giocare perché gioca nello stesso ruolo di Kvara. Cioè, capito? L'Istrom non gioca perché il suo ruolo adatto è quello di esterno a sinistra dove c'è Kvara. Quindi, se deve giocare l'Istrom, non deve giocare Kvara. E ragazzi, su questa risposta non so che dire. Cioè, Mazzarri, vedete, è molto legato al concetto quello vecchio di anni fa, cioè il calcio fatto in base ai moduli. Giochi 4-3-3, allora l'Istrom può giocare solo alto a sinistra. Giochi 4-3-3, allora Traoré può giocare solo mezzala. Cioè, non è così, il calcio non è più così. Il calcio adesso è fatto di occupazione degli spazi. Cioè, ma contro il Verona, allora veramente la partita col Verona non ha proprio insegnato niente a Mazzarri. Non ha insegnato niente, perché noi contro il Verona abbiamo vinto perché c'erano Nistrom e Kvara contemporaneamente in campo. E non mi pare che si siano pestati i piedi. Non è un problema di modulo, è un problema di saperli posizionare bene in campo e sapergli far sfruttare bene lo spazio. Tu puoi tranquillamente giocare con Listrom, Kvara, Politano o Gonce in contemporanea. Puoi giocare pure con quattro attaccanti, ma deve esserci sotto una base, un telaio di principi di gioco che per me Mazzarri non ha fatto vedere. Quindi io questa risposta onestamente non la condivido per niente. Poi, domanda sulla filosofia di gioco, qui una cozzaia di scuse e di alibi per Mazzarri. Ritorna sulla partita del Milan dove si è preso il palo. Il tifo del Milan nel San Siro è stato assatanato. Ha ripreso la partita col Monza dove si sono creati tantissimi presupposti ma non si è segnato. Ha detto col Torino sempre la stessa cosa, che è l'unica partita dove si è sbagliato tutto. E poi manca fortuna. Ecco, quindi il tutto, cioè, non risponde alla domanda, perché la domanda era qual è la sua filosofia di gioco. Poi per il resto è tutta una cozzaia di alibi e di scuse. Ultima domanda su Zielinski, se lo rivedremo ancora. Diciamo che Mazzarri qui è molto chiaro: devo vedere partita per partita e capire se c'è con la testa. La risposta di Mazzarri qua ci sta. Se sta con la testa giusta, e questo è un po' quello che vi dissi anch'io qualche giorno fa, se con la testa è concentrato sul Napoli può anche giocare, perché comunque, ragazzi, Rischi rimane forse tecnicamente dietro a Kvara è il migliore che abbiamo dal punto di vista della qualità dei piedi, e avercelo è sempre un plus, meglio avercelo che non avercelo. Ma deve giocare sia la testa a Napoli e non a Milano. Quindi questa è stata la conferenza di Mazzarri. Velocemente andiamo a fare la probabile formazione. Diciamo che qualche dubbio rispetto all'altro giorno ce l'ha tolto Mazzarri. In porta, vi ripeto, se Meret si è allenato tutta la settimana, allora per me domani sarà titolare. In difesa, visto le considerazioni su Nathan, credo che metterà Ostigard. Vi ricordo che Juan Jesus si è squalificato, quindi non ci sarà. Ostica, Dracmani e Di Lorenzo per me certi nel posto. Il ballottaggio Mazzocchi Malurui me lo conservo. Mazzarri c'ha molta considerazione nei confronti di Mazzocchi, quindi non mi stupirei se domani giocasse dal primo minuto. Magari qui, ecco, hai l'alternanza Mazzocchi Malurui e volendo anche Oliveira, quindi metti uno e mercoledì col Barcellona metti un altro, potrebbe essere un'idea. Magari mette nel secondo tempo Oliveira, toglie Di Lorenzo e sposta Mazzocchi a destra. Sul lato terzini abbiamo varie scelte. A centrocampo siamo contati, perché Lobotkan chissà per me giocheranno. C'è questo ballottaggio Caius Traoré. Per me, vi dico la mia, conoscendo un po' Mazzarri, secondo me partirà con Caius titolare per poi mettere Traoré nel secondo tempo. E davanti Kvara e Politano certi del posto. E per quanto riguarda la punta, io escludo Osimhen, quindi o Simeone o Raspadori. Quindi questa, ragazzi, è la situazione per quanto riguarda la partita di domani. E detto questo, rapidamente il pronostico. Ragazzi, io domani non mi aspetto una partita facile, perché comunque il Genova è in trasferta, una squadra ben accorta e che fa sudare abbastanza le partite. Giochiamo comunque contro una squadra che c'ha in campo Malinowski, Gudmundsson, Retegi, quindi qualità e giocatori per far male ce l'hanno. Io mi aspetto domani un 2-1. Ecco, secondo me il Napoli vince, ma vince di misura.
E ripeto, non mi aspetto una partita incredibile dove il Napoli, non so, i primi 45 minuti la chiude 2-3-0 e poi nel secondo tempo fa turnover. Non mi aspetto assolutamente una roba del genere. Sarei sorpreso se succedesse. Quindi, detto questo, ragazzi, fatemi sapere la vostra nei commenti, lasciando un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, mi raccomando, attivate la campanella. È tutto gratis, non dovete spendere nemmeno un centesimo. Noi ci vediamo domani col post partita e sempre e comunque, Forza Napoli!